Ad uscire Lopi in questa situazione con De Racco, perde però in uscita la sfera, la recupera Pagliuca con Mancino subito, risposta prontissima di Sposato. Celiani prova a chiudere lo scambio, perde però il pallone e può ripartire Lopi, allargato sulla sinistra dove c'è De Racco che incrocia e trova il palo lontano, nulla ci può fare Marchegiani e passa in vantaggio Lopi. Sono arrivate due sconfitte, una col Tibertino, ma anche in maniera abbastanza casuale. Intanto carica al sinistro albanese, Marchegiani in due tempi. Schiumarini. Controllo col petto di Celiani che trova Marocco, centrale. Scarico ancora verso Celiani, col Mancino prova ad andare. Sposato blocca. Primo gol quando siamo all'undicesimo minuto di gioco. Celiani va con il sinistro centrale. Sposato rischia qualcosa, ma alla fine si salva la difesa dell'Opi. Torna adesso la sfera, allarga verso Schiumarini da questo lato e da solo può andare al cross a cercare il tocco di Celiani che arriva in mezzo all'area di rigore su una mezza frittata della difesa ed è 1-1. Da Sposato, il pallone è quello, passa per Giacinti la parata e poi sulla respinta sempre Giacinti a ribadire in rete, va in vantaggio la Pisana e 1-2. Placitelli riesce a farsi spazio con il fisico a metterla giù. Porfiri passa in mezzo a due, si ferma, trova l'appoggio in Pallotta che rimette in mezzo, esce Marchegiani e sventa una minaccia grossissima. Albanese sale il capitano, palla al piede, poi serve tra la linea De Racco, l'appoggio, una grandissima triangolazione questa a trovare Placitelli, ma Marchegiani attento. Albanese cerca di chiudere lo scambio, ma riparte la Pisana con Celiani. Uno contro uno, vertice dell'area, serve in mezzo per Pagliuca, tiro di poco fuori, però chiudere dal difensore che è Pagliuca in questo caso, che va da solo, Pagliuca entra in area di rigore, serve in mezzo dove non ci arriva Celiani, vicino al 3-1 la Pisana. Giacinti che ha già toccato in avanti per Pagliuca, Diotallevi servito, il cross in mezzo, pericolosissimo, la controlla Galli e calcia, apre il piattone, trova il palo lontano e fa 3-1. Porta il nemico in casa, qui la Pisana, Giacinti riesce comunque a liberare. Pagliuca, ottimo il controllo, lo spunto con il sinistro, poi serve dall'altra parte Celiani a tu per tu con Sposato, il tocco sotto. De Racco in mezzo a cercare Albanese, attento Marocco, fa ripartire la Pisana, un 2 contro 2 sempre con Pagliuca che allarga verso Celiani, col Mancino Celiani, ancora alto. Il tocco per Zarolla, la deviazione sul primo palo, sarà corner. Sbagliata la chiusura e può scatenarsi il contropiede dell'Opi con Cocchia. Uno contro uno incrocia Cocchia, Marchegiani con il piede alza un campanile messo fuori, non del tutto perché c'è ancora Cocchia che insiste, incrocia il pallone in mezzo all'area, poi il tiro di Pallotta, chiude la difesa e si salva in qualche modo la Pisana. Poi a tutto campo la pressione di Pallotta. Albanese la mette giù il capitano dell'Opi, poi chiede l'1-2, va da solo però Placitelli, se la sposta incrocia, Marchegiani sicuro a terra, larga l'opzione Mirante. De Paulis, Mirante, Pagliuca ce l'ha sul Mancino, allarga ancora per Mirante, poi serve in mezzo per l'arrivo dalle retrovie di Diotallevi che cala il poker per la Pisana e chiude definitivamente la partita. Arriva il triplice fischio, Lopi cade per la seconda partita consecutiva, vince invece la Pisana che aggancia la Roma al terzo posto e sale a 33 punti in classifica.